Durante la gravidanza il capello della futura mamma è folto, forte e lucente, e questo è dovuto dall'effetto degli estrogeni, gli ormoni femminili che risultano molto aumentati in gravidanza. Al parto fisiologicamente il livello di questi ormoni torna a scendere e quindi le mamme osservano dei capelli più fragili, più opachi e che tendono a cadere più facilmente. Non bisogna preoccuparsi perché questo è un fenomeno assolutamente normale e fisiologico e si autolimita nell'arco di alcuni mesi. Si può contrastare questa fragilità del capello ovviamente con uno stile di vita regolare e l'assunzione abbondante di sostanze antiossidanti con la frutta e la verdura. Ci si può anche avvalere dell'aiuto del tricologo, che è il medico che si occupa della salute e della bellezza del capello e magari può prescrivere degli integratori o degli esami di approfondimento. Quando preoccuparsi e o, se non altro, decidere di rivolgersi allo specialista endocrinologo? Quando la caduta del capello persiste per diversi mesi ed è associata ad altri sintomi evidenti, come per esempio l'aumento di peso, la sonnolenza, la stanchezza, uno stato di depressione o anche al contrario il calo di peso o uno stato di agitazione o di palpitazioni. In questo caso è possibile ipotizzare alcuni problemi ormonali come la tiroidite postpartum, l'eccesso di androgeni, di cortisolo o l'iperprolattinemia, che sono di competenza dell'endocrinologo.